Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati da Francesco Siciliani in un nuovo video targato iPhoneItalia.com. Parliamo oggi di MacTracker, un'applicazione utile per monitorare tutti i prodotti Apple e ricevere le informazioni più interessanti, dagli albori ad oggi. Con questa applicazione potremo tenere sotto controllo tutti i dettagli di ogni singolo prodotto Apple, che sia hardware oppure software, sin dagli albori della società. Potremo eseguire la ricerca per categoria, scoprire quali sono i prodotti ancora disponibili sul mercato, quindi vedere qual è la lineup magari di un determinato terminale, eseguire una ricerca testuale, trovare i prodotti di interesse e scoprirne i dettagli, come ad esempio la data di immissione sul mercato, la data di ritiro, le specifiche tecniche, le note, il supporto e addirittura i prezzi e la fascia di prezzo di riferimento. Si tratta in sostanza di un vero e proprio database di tutti i prodotti che Apple ha rilasciato nella sua attività. Quindi si va dal primo Macintosh ai nuovi MacBook Pro, dal Newton all'iPhone 7, iPhone 7 Plus, passando per Apple TV e tutti i software, gli iPod, insomma davvero qualsiasi cosa. Per ogni prodotto quindi è presente una scheda con una serie di informazioni utili, quindi come ad esempio i colori, i prezzi, le dimensioni, la tipologia di processore, la RAM, i benchmark, lo spazio di archiviazione, le date di rilascio, tutte le informazioni che possono servirci e soprattutto avere la possibilità di accedere al database per capire quali sono i prodotti considerati obsoleti dalla società, quindi quelli che non possono più ricevere assistenza, e quindi scoprire se i prodotti in nostro possesso possono ancora essere riparati da Apple. Ancora possiamo aggiungere ai preferiti i prodotti che ci interessano, quindi sia quelli di nostro interesse, sia quelli per i quali nutriamo una curiosità, sia quelli che abbiamo noi, quindi possiamo avere a disposizione una migliore gestione di tutto il database. Insomma, un'applicazione che tutti gli amanti di Apple devono avere, che non è soltanto un modo di conoscere la storia dei prodotti, ma anche un ottimo strumento per scegliere sia un acquisto di un usato, sia l'acquisto di un nuovo e sia avere informazioni sui prodotti. Bene ragazzi, con questo video abbiamo terminato, vi alleghiamo il link dell'app in descrizione e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. A presto!